Nel precedente tutorial abbiamo parlato del Beaten Baseline Editor. Invece in questa seconda parte del tutorial parleremo del Song Editor, del Piano Roll e proveremo a creare una melodia. Ho ricreato un altro beat che suona in questo modo, utilizzando i suoni del tutorial scorso, e adesso andrò a inserirli all'interno di una canzone, o comunque all'interno di un brano. Cliccando il primo pulsante, o premendo F5, mostriamo il Song Editor. Nel Song Editor vediamo quattro tracce principali, che sono i quattro tipi di tracce presenti nel Song Editor. La prima traccia è una traccia strumentale, la seconda è una traccia di campione, la terza è una traccia del beat and baseline e la quarta è una traccia di automazione. In questo momento noi ci dimenticheremo della traccia di campione e della traccia di automazione e ci concentreremo sul nostro beat and baseline e su una traccia strumentale. Questo beat è un loop. Per inserire questo loop, ossia questo pattern di suoni, per inserirlo all'interno del brano, basterà localizzare la sua posizione all'interno delle tracce. Questo è il nome del beat, beat baseline 0, e questa è quindi la traccia in cui è confezionato questo beat. Anche qui possiamo fare tasto destro per cambiargli nome. Ci metteremo base ritmica. Il nome viene automaticamente aggiornato anche nel beat baseline editor. In questo momento possiamo chiudere il beat baseline editor, minimizzandolo. Per riaprirlo dovremmo premere questo pulsante Restore. Nel Song Editor inseriamo i pezzi di musica cliccando su queste barre come abbiamo fatto nel Beat and Bassline Editor con un semplice tasto sinistro. Questi due tipi di tracce sono dei tipi di tracce molto diverse che presentano delle sostanziali differenze. La base ritmica può essere allungata puntando il mouse alla fine di un blocco, cliccando e tenendo premuto, trascinando il mouse verso destra. Qui abbiamo creato 8 battute con quel beat. E quindi possiamo suonarlo. Al termine di questa striscia non vi sarà più la base ritmica. Oltre a trascinare possiamo crearne altri pezzi, come vogliamo. Inoltre possiamo anche aggiustarli in modo più preciso, tenendo premuto e poi cliccando su Ctrl. In questo modo però potrebbe non essere esattamente a tempo, potremmo non ottenere i risultati voluti, quindi è consigliabile lasciare Ctrl e muovere come normale, muovere normalmente. Per maggiore precisione possiamo aumentare lo zoom e quindi operare come vogliamo. Possiamo anche utilizzare il tasto centrale per eliminare tutti questi pezzi oppure fare tasto destro e premere Elimina dal menu. Ma proviamo ad aggiungere una melodia. O meglio, prima di aggiungere la melodia, meglio vedere come facciamo a esportare questo, perché potrebbe anche essere che voi utilizzate l'MMS per creare loop da utilizzare in altri programmi. Quindi una volta che abbiamo questo beat, che devo prendere così, e l'abbiamo ripetuto per 4 battute, possiamo andare su Progetto, Esporta. Qui selezioneremo il nome e dopo aver selezionato il nome le impostazioni di esportazione, che vedremo in un altro tutorial. Proviamo invece a creare una melodia. La traccia strumentale di default è il triplo oscillatore, uno strumento abbastanza versatile,
che però richiede una certa conoscenza di musica elettronica. Per questo esempio, cercherò velocemente di creare un suono che sia ascoltabile. Seleziono per tutti e tre gli oscillatori la onda a denti di sega e posiziono il secondo oscillatore alla seconda ottava, un'ottava sopra il primo, e il terzo due ottave sopra, ossia 12 e 24 semitoni sopra, mentre il primo è a 0 semitoni. In questo momento il suono è questo. Possiamo migliorare questo suono con dei piccoli trucchetti. O meglio, applicare un filtro. Dopo che siete felici con il vostro suono, possiamo cominciare a scrivere la musica. In realtà non sono ancora felicissimo. Ero più felice prima. Ok. L'importante quando si crea un suono è di giocare il più possibile con lo strumento che abbiamo di fronte, perché non esiste uno schema fisso per generare un suono. Il bello della musica elettronica è appunto avere possibilità infinite per la creazione di suono. Detto questo, ci vuole comunque una certa bravura per generare suoni che suonino bene. Se voi non avete questa bravura, come non l'ho avuta io adesso, abbiamo una buona soluzione: utilizzare i preset. Preset sono degli strumenti che sono stati già creati e sono stati già inseriti dentro LMMS. Andiamo su I miei preset, che è questo riquadretto con una stellina che ci troviamo nella barra sinistra. Manterremo lo stesso strumento, quindi andrò a selezionare il triplo oscillatore. E qui vi sono una serie di suoni di fabbrica preinseriti nel programma. Per esempio, potremmo utilizzare questo. Sembra un basso. Perfetto. Questo in realtà è una sorta di emulatore di uno strumento elettronico, di musica elettronica abbastanza famoso, il TB-303 della Roland. Quello che ho aperto adesso è il piano roll. Ripeto. Ho cliccato sulla traccia e ho creato una sorta di blocco. E basta fare un doppio clic per aprire questo blocco, questo pattern, nel piano roll, che è questa finestra qua, questa griglia, se così vogliamo chiamarla. A sinistra abbiamo un pianoforte, nel senso di una tastiera. E al centro abbiamo la famosissima griglia. Qui possiamo cliccare per inserire le note. Qui ad esempio ho inserito un La, che posso allungare, accorciare e spostare di semitono. Mettiamo caso che io voglia suonare, o comunque voglia scrivere, in re maggiore, quindi in una tonalità maggiore. Anzi no, facciamo in una tonalità minore. Per essere sicuri di stare scrivendo in questa tonalità, bisogna selezionare la scala. Facciamo che voglio scrivere in do maggiore, che è più carino. Proviamo a scrivere in do maggiore. Per essere sicuri di non stonare, di non inserire note che non c'entrano niente, andiamo qui, su questo disegnino a scala, dove ci sono appunto tutte le scale possibili. Selezioniamo la scala che ci interessa, in questo caso la scala maggiore,
Non è ancora accaduto niente. Devo cliccare col tasto destro sulla nota fondamentale, in questo caso il Do, e evidenziare la scala corrente. L'LMS ha evidenziato tutta la scala di Do. A questo punto posso provare a registrare una melodia. Come faccio a registrarla? Utilizzando una tastiera. Posso utilizzare sia una tastiera collegata come MIDI. Vedremo poi come si collega. Anzi, lo vediamo subito. Bisogna prima collegare lo strumento MIDI al computer, aprire LMS, quindi non bisogna averlo aperto durante, selezionare lo strumento che si vuole suonare, andare sulla sua scheda MIDI, abilitare l'ingresso MIDI e selezionare lo strumento. In questo caso io non ho alcuno strumento, questa è una scheda audio connesso e quindi utilizzerò la tastiera del computer. La tastiera del computer si può suddividere infatti come se fosse una tastiera vera e propria. In particolare cominciando da Z posso suonare il Do a un'ottava inferiore rispetto alla di partenza. Dopo essere arrivati alla M posso salire alla Q. E ho altre quattro note dopo la I o la O, P, e in caso è accentata, insomma. Per fare i semitoni o comunque i tasti neri basterà suonare le note subito sopra, quindi basterà premere i tasti subito sopra, quindi sopra la Q, abbiamo il 2, non sarà altro che il do diesis. Dopo aver capito come suonare, possiamo provare a registrare. Basterà premere questo tasto registra per sentire il primo tasto registra, per sentire un metronomo e in base al metronomo suonare. Ok, sbagliato tasto. Ok. Controlliamo che tutte le note siano nella scala, quindi che siano nelle posizioni evidenziate, io sono ben sicuro che lo sono. Quindi possiamo togliere l'evidenziazione. Togli tutte le evidenziazioni. Come vedete io ho aspettato una battuta prima di suonare, quindi ho suonato sostanzialmente dal punto dopo. Devo risolvere dalla battuta successiva, quella iniziale. Devo risolvere questo problema selezionando tutte le note e portandolo indietro di una battuta. Per fare questo basta premere CTRL e A per selezionare tutte le note. Quindi utilizzare lo strumento matita per spostarle insieme. Avendole selezionate tutte posso fare varie operazioni, posso allungarle e accorciarle a piacere. Ma adesso questo non mi serve più. Vediamo un pochettino. Ups. Ho toccato il volume. Ok. Vediamo un pochettino di suonare quello che ho registrato per vedere se va a tempo. Dall'inizio. Ho fatto un solo errore, in quanto qui non voglio che siano suonate insieme, la nota precedente deve finire prima che cominci quella iniziale. Quindi clicco alla fine della nota, su questa specie di rettangolino bianco che c'è alla fine delle note, e trascino indietro. E questa era per provare la registrazione, però tutto ciò non suona completamente con la nostra base ritmica. Non c'entra assolutamente niente, però insomma, se invece vogliamo suonare qualcosa di più consono alla base ritmica, cancello tutto quello che è qua e creo qualcosa.
Dopo aver selezionato tutto, posso anche copiare e incollare quello che ho suonato, quello che ho scritto. Quindi, dopo aver fatto CTRL A, posso premere CTRL C, puntare il cursore nel punto in cui voglio fare cominciare la copia, e premere CTRL V. Fare la stessa cosa più volte. E così ho ottenuto qualcosa che forse sta un po' meglio con questo tipo. Cosa posso fare per provare a suonare tutte e due insieme a ripetizione? Beh, nel Song Editor ha dei punti di ripetizione. Con il tasto destro decido il punto di ripetizione finale. Quello iniziale è già la posizione che intendo, ossia quella appunto iniziale. Attivo la ripetizione ed ecco che posso suonare. Ma mettiamo che invece voglio mettere qualcosa di diverso sotto. Ossia, voglio creare una musica con l'MMS, non voglio utilizzare l'MMS per creare loop da esportare o utilizzare in altri programmi. Voglio proprio utilizzare MMS per generare il brano completo, che sarà quello che faremo in questi tutorial. Per fare questo, magari voglio copiare e incollare quello che ho già creato. Basta tenere premuto Ctrl. Cliccare sull'oggetto, trascinarlo tenendo premuto il mouse e CTRL su un'altra posizione. Stessa cosa con l'altro. Oppure in questo caso potevamo anche allungarlo. Quindi adesso abbiamo due ripetizioni. Dopo aver fatto una ripetizione, la differenza principale tra la base ritmica e una. Tra la base ritmica, diciamo. Tra una linea di beat and bassline e tra una traccia strumentale è quella che una copia può essere modificata sulla stessa traccia. Quindi qui posso avere una cosa leggermente diversa, tipo questo. La rifacciamo. Ok. In questo modo abbiamo creato una prima parte. Questo termina il secondo tutorial, che è stato un po' più lungo, e spero che vi sia stato utile. Ci vediamo nel prossimo, quando avrete finito di provare tutte le cose che si possono fare con queste due sole tracce. È possibile creare intere musiche con due soli tipi di tracce. Potremmo andare avanti. Ah, dimenticavo. Per creare nuove tracce strumentali basta selezionare un suono o un plugin strumentale dalla sidebar. Andiamo infatti a premere il primo pulsante che ci porta agli instrument plugins, ossia i plugin strumentali, selezionare quello che più ci aggrada, per esempio mi aggrada questo. Oppure possiamo utilizzare un preset, quindi andiamo di nuovo nell'icona stellina dei preset, selezionare un preset che ci piace, che so.
Viceversa, per modificare la base ritmica e quindi per avere un altro pezzo diverso da questo, dovrò creare una nuova base ritmica attraverso questo pulsante. Aggiungi Beat Baseline. Dopo averlo aggiunto, magari gli do un nome, lo chiamo Variazione. E lo faccio diverso. Quindi se questo era così, facciamo esatto. A questo punto posso inserirlo al posto dell'altro per avere un'evoluzione della musica diversa. Ok. Fatto questo possiamo lasciarci e ritrovarci nel prossimo tutorial.